Baffutissimi! E leggende! Benvenuti in questo nuovissimo video in collaborazione con Patrinox. Oggi analizzeremo le reference di Zelda presenti nei vari giochi di Mario e viceversa. Quindi direi di iniziare! Il flauto che otteniamo in Super Mario Bros. 3 è lo stesso presente nel primo The Legend of Zelda. Su The Legend of Zelda Triforce Heroes avremo l'incredibile opportunità di acquisire la maestosa tuta da tartaruga. Questo straordinario abito trasformerà l'aspetto e sbloccherà abilità di Link che richiamano i leggendari fratelli Martelli, conosciuti anche come i temibili Martel Koopa, celebri nemici del mitico Super Mario. In Donkey Kong Country 3, nella sezione Cranky's Video Games Hero, possiamo vedere la classifica delle monete ottenute e al terzo posto c'è proprio Link, sembra quello del CDI, forse è per questo che è al terzo posto. Nel vibrante universo di The Legend of Zelda Majora's Mask, l'allegro venditore di maschere ci sorprenderà con uno spettacolare trucco. Sospesa con audacia sul suo zaino, troveremo una maschera che incarna l'iconico Super Mario. In Super Mario RPG, quando andiamo a dormire nella locanda, al nostro risveglio, possiamo vedere Link dormire nel letto accanto. Potrebbe essere l'inizio di una nuova avventura. Per completare una missione secondaria nel vivace villaggio Mabe di Zelda, Link's Awakening, dovremo cimentarci nel gioco alla moda e mettere le mani su un irresistibile pupazzo. Questo pupazzo incarna chiaramente Yoshi, la celebre icona di Super Mario. In Mario Golf per Game Boy, tra i campi selezionabili abbiamo anche Link's Club. Sarà qualche club privato di Link? Chissà cosa combinerà lì. Nel magico scenario celeste che precede la nascita del glorioso regno di Hyrule in Skyward Sword, si celano le misteriose gemme di gratitudine. Questi preziosi manufatti non possono non evocare l'intrigante ricordo delle astroschegge di Super Mario Galaxy, portando con sé una sensazionale connessione tra questi due fantastici mondi. In Mario Golf 64, durante la campagna single player, se durante la partita apriamo il tabellone per vedere i punteggi, possiamo notare che ci sono alcuni intrusi nel regno dei funghi, come Link, Malon, Sheik e Saria. Nella rinomata London Ranch di Ocarina of Time, se ci avviciniamo alla graziosa Malon, noteremo una spilla che adorna il suo scialle. E non è una spilla qualsiasi. Sorprendentemente, essa presenta il volto iconico di Bowser, il temibile re dei Koopa. In Mario Golf Toadstool è presente una buca circondata da moltissime monete, ma se la guardiamo dall'alto possiamo notare che queste monete formano il simbolo della Triforza. Su Triforce Heroes avremo modo di scoprire un oggetto intrigante, il guscio Cremisi. Questo oggetto misterioso, quando lanciato, colpirà il bersaglio con precisione, richiamando in modo epico un'iconica arma utilizzata in un famoso gioco di corse, Mario Kart. Questa forse è la più conosciuta, ma in Super Mario Sunshine, il grandissimo corridore pallinissimo, sotto la maschera si nasconde un volto che già conosciamo. Infatti, secondo alcuni dataminer roba varia, togliendo la maschera si tratterebbe del postino di Ocarina of Time. Nell'affascinante trama di Zelda Link's Awakening spunterà una storia d'amore intrigante. La dolce capretta Christine del villaggio degli animali intratterrà una misteriosa corrispondenza con Mr. Wright, dove una lettera misteriosa attraverserà le loro vite, con dentro niente di meno che una foto della leggendaria principessa Peach, gettando un velo di mistero e incanto su questa avventura.
Mario e Luigi Superstar Saga nella caffetteria della città di Fagiolandia, se facciamo assaggiare al professor Strambi un determinato caffè, lui ci regalerà la Triforza. Eh sì, anche se originariamente, scavando nei file di gioco, dovevano essere presenti dei cameo dei personaggi più iconici di Nintendo, come Fox, Samus, Olimar, Wario e anche Link. Infatti doveva essere lui a consegnarci la Triforza. Fatto sta, questi cameo non sono presenti nel gioco finale. Nel misterioso cortile del maestoso castello di Zelda Ocarina of Time, uno sguardo attento ci rivelerà un segreto avvincente. Su una finestra affioreranno misteriosi quadri dipinti con maestria che ritraggono i bizzarri personaggi del regno dei funghi. In Super Mario Galaxy, nella galassia della sfera rotolante, se non saliamo sulla sfera e andiamo a piedi fino al muro rosso, abbassando la telecamera, possiamo vedere una rupia formata dalle astroschegge. Nel vasto e tempestoso oceano di Zelda The Wind Waker faremo la conoscenza di Mokko, un pirata dal misterioso passato. Questo enigmatico personaggio sembra celare dietro di sé un'identità segreta, richiamando le sembianze e il carisma del professor Strambik, noto nel vibrante universo di Super Mario e fatto famoso nel suo esordio in Luigi's Mansion. Sempre in Mario Galaxy, gli Octogomba somigliano molto ai classici Octorok di Zelda. Ecco una curiosità affascinante che probabilmente pochi conoscono. Nel magnifico mondo di Zelda Twilight Princess incontreremo il misterioso Furbizio, ma c'è un dettaglio che non sfuggirà agli occhi più attenti. Se osserviamo attentamente la sua giacca, scopriremo una sorprendente raffigurazione, un pallottolo Bill, l'iconico proiettile volante di Super Mario. In Super Mario 3D Land l'intero livello 5-2 è una enorme reference a The Legend of Zelda. Infatti tutto il livello si baserà con la visuale dall'alto, ricordando i classici dungeon. Inoltre, ogni volta che risolveremo un enigma, sentiremo il classico jingle della serie di Zelda. Nel mondo di Zelda Phantom Hourglass incontreremo delle misteriose pietre del pettegolezzo. Ma c'è qualcosa di straordinario in esse. Queste pietre, dal fascino enigmatico, portano incisi dei baffi che evocano in modo chiaro e audace quelli iconici dell'indomito Wario. In Super Mario 3D World c'è un'area bonus in cui bisogna illuminare tutti i pannelli sul pavimento. Una volta accesi tutti potremo vedere una bellissima pixel art di Link, accompagnato anche dalla sua iconica musica. Nell'oscuro Dark World di Zelda A Link to the Past, all'interno del settimo dungeon, ci sarà un incontro epico con un temibile avversario, il Catenaccio. Questo feroce nemico è noto per le sue innumerevoli peripezie nell'universo di Super Mario. Una delle reference più strane e inaspettate la troviamo nel decimo episodio del Super Show, dove degli alieni, per impedire a Bowser di schiantarsi sul loro pianeta, inizieranno a cantare con le narici il main theme di The Legend of Zelda. Questa cosa non ha assolutamente senso, ma c'è ed è ufficiale. Nel mondo epico di Zelda Breath of the Wild e nell'entusiasmante avventura di Tears of the Kingdom ci troveremo ad affrontare un avversario fastidioso proveniente direttamente dal regno dei funghi di Super Mario, il temibile Kamek. Tuttavia, su Zelda, questo perfido mago è conosciuto come Shamanix. La sorprendente somiglianza tra i due è evidente nei loro movimenti e nella precisione del loro moveset, che sembra essere praticamente identico. È sempre bello quando nei giochi possiamo trovare questi piccoli easter egg che uniscono varie saghe tra di loro.
Ovviamente sono sempre saghe Nintendo e molte volte possiamo trovare delle similitudini anche scontate, dato che la mente contorta che c'è dietro è sempre la stessa. E voi, di quante di queste somiglianze eravate a conoscenza? Fatecelo sapere con un commento. Spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio mille Patrinox per la collaborazione e la realizzazione di questo video, non prima però di aver lasciato un baffutissimo like e di aver attivato la campanella delle notifiche. Io, UG Studios e Patrinox vi ringraziamo. Che la Dialia sia con voi e che Waluigi vi accompagni. Wow!